Terza guerra mondiale potrebbe iniziare dalla app che avete appena scaricato sullo smartphone. Una guerra senza bombe, in grado tuttavia di mettere in ginocchio un intero paese, paralizzando la rete elettrica, bloccando le linee telefoniche, fermando i trasporti, mandando in tilt sanità e sistema finanziario. È la cyber war, minacciata di recente dagli Stati Uniti contro la Russia, ma che fino ad oggi non è stata mai davvero combattuta tra una nazione e un'altra. I protagonisti che si muovono su questo teatro, su questo campo di battaglia, possono anche non sferrare un attacco, ma vivere soltanto sulla tensione che riescono ad innescare anche con una semplice dichiarazione. In ragione di questo si sono andati ad innescare una guerra delle informazioni che va a colpire i dati, le procedure, i programmi, i sistemi informatici, e una guerra con le informazioni che invece è basata sulla diffusione, agevolata dai social network, agevolata sicuramente da internet, di notizie che possano servire a destabilizzare e quindi a fertilizzare, se vogliamo, il contesto in cui la guerra delle informazioni si deve andare a calare. Una guerra già da tempo guerreggiata in silenzio nel mondo globale degli interessi commerciali di tutti contro tutti, che potrebbe però arrivare a colpire anche i gangli cruciali delle nazioni. Chi sono i soldati di questa guerra e come ci si difende? Diciamo che non esistono soldati perché... Beh, l'abbiamo imparato, credo, con la guerra partigiana. Chiunque poteva imbracciare un fucile e fare fuoco. Il cyber soldato è qualcuno che sa riconoscere un bersaglio e sa sfruttarlo a proprio vantaggio. Quello che quindi è importante capire è chi sono i bersagli più che i soldati. Il soldato è una persona che sa usare il computer. Potrebbe essere un hacker, ma potrebbe anche essere un normalissimo ingegnere che lavora per un ente governativo o anche per una società privata. Il cyber bersaglio è colui che va in ufficio tutti i giorni, riceve mail come tutti quanti, ma ha sotto il suo controllo delle infrastrutture, degli oggetti, dei server, delle informazioni che sono vulnerabili per la società in sé, ma anche per quelli che potrebbero essere le persone collegate. La guerra dei soldati senza divisa, mercenari o partigiani, ha evoluto negli anni la sua strategia. Se una volta infatti gli hacker che riuscivano a violare un sistema rivendicavano l'attacco e se ne vantavano lasciando tracce in rete, oggi il motto sotto cui si va in battaglia è cambiato. Low and slow sono parole americane o inglesi, comunque, quindi anglofone. Low significa un attacco di basso livello e slow significa andare lentamente, quindi agire in maniera molto subdola senza avere fretta, tenendo conto che un intrusion detection system conserva nei suoi registri, questo sistema di rilevazione di chi è entrato e uscito, li conserva per un anno. E allora, dopo un anno, questi dati vengono cancellati. Il soggetto che ha intenzioni malefiche colpirà al 367esimo giorno, perché magari era un anno bisestile quello che lo interessava, in maniera tale da avere garanzia che se qualcuno si chiede ma da dove sono entrati, se vengono esaminati quei registri, non ce n'è più alcuna traccia. Ma chi sono gli hacker? E come? E perché agiscono? Ci sono hacker che lo fanno per tornaconto personale o perché vengono assoldati, come se fossero, diciamo, dei criminali prezzolati, e ce ne sono invece altri, quelli cosiddetti white hat con il cappello bianco, che lo fanno perché c'è bisogno di loro per migliorare e rendere più sicuri questi sistemi. La differenza fra queste due tipologie, gli hacker buoni e gli hacker cattivi, perché i governi cercano gli hacker, è perché l'unico modo di conoscere vulnerabilità è effettivamente mettere alla prova questi sistemi. Quindi di fatto quando viene messo alla prova un sistema viene hackerato, però il risultato dell'hack è migliorare il sistema in sé e non quello di portarlo alla distruzione e di impedirne il funzionamento. Pertanto effettivamente quando un governo mette alla prova le difese, per esempio dei suoi sistemi digitali, lo sottopone all'attacco di un hacker. Il risultato è che questo hacker poi dice come ha fatto e cosa ha fatto, e quindi permette di migliorare il sistema e di renderlo non vulnerabile magari a un hacker che successivamente può venire con cattive intenzioni e applicare l'attacco a proprio vantaggio. E i più bravi spesso vengono dai paesi dove vige la censura nell'accesso alla rete. Possiamo dire che nei paesi dove la censura è più attiva, è più stringente, è più facile trovare persone che sanno come aggirare questi filtri, sanno aggirare come queste regole, e quindi potenzialmente sono più attenti a determinati tipi di vulnerabilità a cui loro stessi sono soggetti. I cavalli di Troia per bucare sistemi sono infiniti e uno tra questi potremmo proprio essere noi. La app che scarichiamo gratuitamente,
Comincia tutto da lì. Con la nostra ingenua disattenzione o qualche volta con la nostra incapacità nel gestire sistemi apparentemente elementari che nascondono infinite trappole. Il primo consiglio che mi sento di dare è quello di utilizzare e scaricare app soltanto dai repository ufficiali, quindi dagli app store ufficiali, evitando di installare app di terze parti. Nel momento in cui andiamo ad installare un'app dobbiamo stare molto attenti al tipo di autorizzazione che l'app ci chiede. Diverse app ci chiedono l'accesso per esempio alla nostra rubrica, ai nostri SMS, alla nostra posizione GPS, ma siamo veramente sicuri che tutti questi dati siano necessari al funzionamento dell'app? Beh, in caso di dubbio il consiglio è quello di non installare l'app. È vero che un'app, è vero che un dispositivo, uno smartphone come una telecamera può essere infetto, ed è vero che non mettere una password robusta, non aggiornare il firmware o comunque configurarla con negligenza o configurarla nel modo scorretto può essere una porta d'accesso per un hacker, il quale poi sfrutta questi oggetti che sono all'interno dei confini del paese per sferrare attacchi informatici a quelli che sono i punti nevralgici, diciamo, della rete. A parare i nostri colpi quando ci rendiamo conto di aver commesso un'imprudenza c'è la polizia postale, alla quale, anche attraverso un servizio online garantito quotidianamente, possiamo rivolgerci per chiedere aiuto. Bisogna aumentare la consapevolezza del cittadino sull'uso della tecnologia, specialmente in quella che è la fascia più a rischio, a mio parere quella che va dai 40 ai 50 anni. La campagna Mobile Malware Awareness che abbiamo attivato nel mese europeo della sicurezza informatica è destinata proprio a sensibilizzare la popolazione in generale, in particolare i cittadini e le imprese, riferendoci in particolare ai dipendenti delle aziende, per un uso più corretto del telefonino e dei dispositivi mobili in generale. Ma nell'escalation di vulnerabilità e di possibili aggressioni si cerca di correre ai ripari. È appena uscita una direttiva europea per la gestione degli incidenti di sicurezza informatica. Questa normativa prevede che i soggetti coinvolti nel mondo delle reti telematiche, dei sistemi informativi, quindi coloro che forniscono servizi essenziali come l'energia, i trasporti, le comunicazioni e i fornitori di servizi digitali, avranno alcuni obblighi una volta che la direttiva verrà recepita dal nostro ordinamento. Tra questi obblighi troviamo per esempio quello di dotarsi di misure minime di sicurezza informatica e di segnalare tempestivamente all'autorità competente un incidente di sicurezza avvenuto. Ma in caso di attacco l'Italia saprebbe difendere le proprie reti? Ho timore che siamo indietro rispetto all'anno zero.